Buongiorno a tutti, è il 5 novembre 2016, è un sabato, è sabato mattina, voglio fare un video in cui torniamo a parlare dell'acquisto di immobili in Inghilterra, come funziona e quali sono i passaggi da seguire. Cercherò di essere il più chiaro e semplice possibile e lo farò seguendo una guida trovata su, questo è The Guardian, ma è pieno di guide, infografiche che vi mostrano tutti i passaggi che vi porteranno all'acquisto della vostra prima o terza o quinta o decima casa nel Regno Unito. Allora, step number one, scoprite quanto potete, qual è il vostro budget? How much you can borrow? Questo, come ho già detto in un altro video, il modo più semplice per sapere quanto vi possono prestare è prendere il vostro stipendio se siete permanent, e come dicevo, 50.000 pound all'anno, questo è il vostro stipendio da contratto, lo moltiplicate per 5, fa 250. Quindi tendenzialmente la banca vi può prestare una cifra di quel tipo. Questo nel periodo in cui vi parlo. Per esempio in Irlanda invece, se non sbaglio, prestano solo 3 volte il vostro stipendio, quindi con 50.000 euro in Irlanda non andate lontano, vi danno 150.000 euro di mutuo. Quindi per sapere quanto vi prestano, step importante da fare è individuare un mortgage broker, avere un appuntamento con lui, fissare un appuntamento, spiegargli che quanto avete di deposit, cosa pensate di acquistare e formalizzare su carta il decision in principle. Decision in principle sarà quel foglio che una volta che andate a fare un'offerta a un immobile lo presentate all'agente immobiliare e gli dimostrate che la banca in effetti ha considerato, considerando le vostre circostanze, già è disposta in principio a prestarvi X amount, 250.000 pound, per esempio. Quindi questa carta vi servirà dopo per avere anche credibilità quando fate un'offerta. Quindi step numero uno, appuntamento col mortgage broker, capite un po', cominciate a entrare nel mondo dei mutui, tassi, quanto vi prestano e quanto siete disposti a pagare mensilmente di rata. Step number one, quindi identificare il budget e avere il decision in principle. Number two, ovviamente questa è la più difficile e anche la più bella, è che proprietà volete? Volete un appartamento, volete una casa, volete una villetta schiera, volete una casa nuova, una casa vecchia, un bungalow, una council house di merda, boh. In realtà, specialmente se siete a Londra, non sarà difficile, le scelte saranno abbastanza limitate, non è che avrete tutte queste opzioni e in base al vostro budget scoprirete che ne so, se hai meno di 500.000 sterline, una casa, nel senso house, su cui non c'è l'Isolde, non la potete avere, non la potete permettere, eccetera, eccetera. Comunque, quindi, identificare che tipo di proprietà volete, in che zona. Identificate un paio di zone, che ne so, se cercate East London, fissatevi, prendete, che ne so, Stratford, West Ham, Upton Park, queste tre. Non andate a fare, adesso cerco Stratford, poi magari St. John's Wood, che è West London, e poi mi sembra non è male anche Morden, che è alla fine della Northern Line a sud di Londra, o a Croydon, cioè cercate zone. Cercate, limitate la vostra ricerca in zone vicine, perché sarà già difficile così, figurate se poi andate a spargervi, cominciate a cercare su Rightmove in ogni borough, in ogni postcode di Londra, non uscite più via. Poi ci vuole tempo per andare, fissare un appuntamento per vedere una casa, andarla a vedere, poi l'estate agent ti dà buca, oppure te non ce la fai, devi rispostare la settimana dopo. In più ci devi mettere un'ora di viaggio con i mezzi, con la metro, i treni, cioè cercate di essere abbastanza scaltri nella scelta della zona. Quindi avete identificato che cercate, che ne so, a Stratford, e allora si va su Rightmove,
Zoopla e cominciate a impostare i vostri criteri. Cercate, che ne so, appartamento da 1 o 2 bedroom, non retirement, non commercial, mettete tutti i filtri, vi fate mandare un'email quotidiana in cui vi arrivano tutte queste proprietà sul for sale, aprite quella che vi piace, dice, ah, questa non è male, che zona è? Allora poi guardate su Google Map, distanza dalla metro e se sono posizioni strategiche o meno. E se vi interessa vederla, chiamate il numerino di telefono sull'annuncio, parlate con l'agente e chiedetegli quando è disponibile a vederla. Di solito si parla tipo ti chiamo adesso, andiamo a vederla stasera o dopodomani, non è che si aspetta fra 2 settimane alle 3 del pomeriggio giovedì, no. Chi prima arriva, prima alloggia, non so come si dice. Specialmente nel mercato immobiliare, non bisogna perdere troppo tempo. Andate a vederla, poi se non vi piace, cioè nessuno vi obbliga a comprarla. Però cercate, inoltre cercate di vederne tante. Più ne vedete, specialmente all'inizio, dovete vederne almeno una decina, perché non capirete la differenza tra terrace house, tra council, new build, leasehold, c'è cioè un casino di termini, non ci capirete molto. Piano piano comincerete a vedere che bene o male le tipologie sono sempre quelle 2 o 3. E vi farete avrete un senso di cosa mi può piacere, una situazione di questo tipo, un'altra, ma all'inizio buttatevi, guardate anche quelle che magari sono leggermente fuori budget o che non in zone di merda, andate a guardarle lo stesso, capite anche gli standard, capite anche, guardate attorno. Quindi avete scelto questa una casa da vedere, andate all'appuntamento e la guardate. Solito consiglio, controllate che tutto sia a posto, che insomma non ci sia muffa, non ci siano lavori incredibili da fare, che sia tutto sventrato, che ci siano veramente danni consistenti, perché non volete fare i developer e poi farla nuova, a meno che questo non sia il vostro obiettivo. Quindi guardate se tutto quadra, la zona è giusta, vi convince. E mettiamo che è in vendita 200.000, fate un'offerta. Prima di farla comunque parlate con l'estate agent di persona, chiedetegli ma come mai è in vendita, e da quanto l'avete messa, quante view ha avuto, da quanto tempo è sul mercato. E cercate di indagare, capire un po'. Molti non vi diranno un cazzo, però chiedetegli di quanti anni sono rimasti sul lease. Quanto costa all'anno di spese di ground rent, come si chiamano le altre, spese condominiali, magari un'idea sulla council tax, ma quello lo potete cercare voi. Una volta chiesto quello, lui vi dirà che costa 200.000, per esempio, e voi gli dite, ma mi interessa, però cosa ne dici di fare un'offerta? Io offrirei 185.000, per esempio. E voi fate questa offerta, lui vi dirà ok, e a quel punto probabilmente vi chiederà una prova, 2 cose, proof of deposit, quindi uno statement bancario che dimostra che avete, che ne so, 20.000 sterline, 30.000 sterline da parte come deposito, e glielo manderete come PDF, statement, email, e il decision in principle di cui parlavamo prima. Decision in principle glielo mandate, così gli provate che siete dei compratori seri. Lui andrà dal venditore gli dirà sì, ok o no. Quindi, quel giorno in cui la vostra offerta sarà accettata, la prossima domanda che vi faranno è: hai un solicitor? Discorso solicitor lo riprendiamo nel prossimo video. Vi lascio qua per ora. Restate tuned e speak soon. Ciao.